Anche il 2023 volge al termine. Rimane solo il mese di dicembre, un mese abbastanza particolare. Il cielo di questo mese propone grandi contraddizioni. Da un lato tanta voglia di fare, dall'altro grande voglia di riflettere, di ripensare alla propria esistenza, come proiettarla nel 2024. E naturalmente non solo dal punto di vista individuale, ma anche dal punto di vista collettivo. Voi sapete benissimo che io non amo tanto l'oroscopo basato sul segno di nascita, è un giochino così, dovete accettare, dovete prenderlo, cioè come un gioco. Se il vero oroscopo di ognuno di noi si trova nel tema natale. Partiamo con il segno dell'Ariete. Il segno dell'Ariete ha un mese particolarmente intenso, pieno di grandi energie, pieno di grande voglia di fare, di mettersi in gioco. L'unica controindicazione è quella di trovare un po' di umiltà. Il toro è da tanto tempo che deve fare delle grandi scelte, che continua a rinviare, vive nel compromesso. E ha bisogno di trovare le soluzioni, di affrontare, di chiarire per trovare le soluzioni necessarie che gli consentono di scegliere e di proiettarsi verso il futuro in maniera libera. I gemelli devono mettere un po' di ordine nella loro vita finanziaria, affettiva, umana. E facendo questo riusciranno a trovare le soluzioni migliori per la loro vita. Il cancro ha tante cose che deve chiarire, tante situazioni affettive, umane, amicali. E questo, se affronterete, vi affronterete in questo senso, avrete tante possibilità, tante nuove occasioni. Il leone ha bisogno di circondarsi di progetti, di amicizie, di amori, di affetti che lo mettono in condizioni di affrontarsi, di affrontare il quotidiano e di proiettarsi, diciamo, di proiettare i progetti, quello che ha voglia di fare nel 2024. La Vergine, il segno della Vergine ha bisogno di rivedere un pochettino, di riflettere un pochettino, di chiarire, di fare scelte, di tutte quelle cose che sono diventate fastidiose e che si porta dietro da tanto tempo. È un bel periodo che se lo sa affrontare metteranno il segno nella Vergine di trovare serenità, armonia e voglia di vivere. La bilancia si trova a chiarire soprattutto il ruolo che ha, che funzione ha il suo ruolo nel quotidiano. E questo aiuterà il bilancino a capire come comportarsi, a capire quale tipo di futuro lo attende, lo aspetta. Lo scorpione deve utilizzare i periodi bui della sua vita come grandi occasioni, su cui riflettere. E trasformare queste occasioni in progetti di energia pura, di energia che apre, diciamo, le porte a un futuro possibile. Il Sagittario, deve riflettere su quello che è successo nell'ultimo anno, che diciamo che per molti aspetti non è andato bene, diciamo, è stato pieno di fastidi. E questo è il momento in cui deve riprendere le file della propria vita, pigliarla per mano e portarla nei luoghi che piacciono, portarla verso il futuro. Ecco.
Il Capricorno è pieno di fascino, pieno di voglia di fare, di nuovo, incrocerà opportunità, occasioni. Sarà un mese abbastanza impegnativo e bello da vivere. Meglio di così non potrebbe essere. L'acquario ha bisogno di fare il punto della situazione, andare a rivisitare tutti i suoi comportamenti durante questo anno, cosa è stato buono e cosa, diciamo, è stato negativo. Tutto sommato, diciamo, non ci sono grandi negatività, se non, diciamo, più che altro fastidi. Quindi l'acquario deve rivedere un pochettino, tagliare i rami secchi, ripulire un pochettino la sua vita di quelle cose che non hanno più senso di esistere. I pesci hanno la cattiva abitudine che nei momenti di difficoltà si rifugiano nell'illusione, nello smarrimento. Non dovete avere paura, dovete avere affrontare con chiarezza le situazioni che vi danno difficoltà e ricordatevi che le difficoltà, se sapute usare, sono occasioni.